Rappresentanze pronti per la rassegna. Anniversario non direi tanto di festa, quanto di ricordare i nostri 241 anni di storia, due secoli e mezzo quasi di vita del paese attraverso i quali la Guardia di Finanza, come ho avuto modo di anticipare prima, si è sempre adeguata a quelli che erano i nuovi contesti socio-politico-economici e anche con il territorio pavese. Noi siamo fortemente legati e la nostra attività si esplica da Voghera a Vigevano a Pavia. Ho evitato di parlare di numeri perché per noi i numeri sono delle cifre senza senso. Ripeto, finché c'è un solo euro evaso, finché c'è un solo corrotto in giro, noi non avremo mai terminato la nostra missione. Pertanto qualunque cifra, anche fossero decine e decine, centinaia di milioni, sarebbe senza senso. Questa cerimonia l'ho fortemente voluta per far vedere alla popolazione che noi ci siamo. Non abbiamo terminato il nostro lavoro, lo portiamo avanti, forse potremmo fare meglio, però sicuramente tutto quello che facciamo lo facciamo con il cuore e con tanta solidarietà. Consegna all'onorificenza il viceprefetto vicario di Pavia, dottoressa Antonella Pagano. Consegna all'onorificenza il vicequestore vicario di Pavia, dottoressa Carla Canonico. Consegna all'onorificenza il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Fabio Cairo.
te.